siamo sull'aereo da Cagliari a Roma. Cagliari è un luogo dove la vita si muove tranquilla e uno crederebbe di essere in Italia. Invece in Italia non è, perché avvengono fenomeni di furto, nel senso che signori e signori, buongiorno, partendo di questo Airbus 320 in servizio dall'aeroporto di Cagliari. Ah, andare avanti, imbecille. È il pilota che vi parla dalla cabina di pilotaggio. Cosa sentono bene, perché il pilotaggio siamo qua, stanno sentendo. Alcune informazioni riguardo al nostro volo. Qui da Cagliari. Abbiamo completato il caricamento dei vostri bagagli. Siamo in attesa di due passeggeri che stanno controllando se cancellarli o... Ecco, questi due passeggeri che stanno attendendo stanno per essere torturati sostanzialmente, perché partendo da Palermo, passando per Roma e facendo il percorso Palermo-Roma e anche in passato Cagliari migliaia di volte, non mi è mai capitato che nella stessa borsa, con lo stesso servizio in cui c'è la schiuma da barba, qualcuno volesse aprire il servizio in cui ci sono le cose per le pulizie e portasse via, buttandolo via, rubandolo. Io pago, arrivo qui, a Palermo passa, a Roma passa, a Cagliari viene preso, perché questo è il regolamento. Regolamento di chi? Del cazzo! Regolamento di ladri! A Cagliari c'è un regolamento di ladri. Di più, sono anni che, superando i controlli, non mi sono mai tolto la cintura, né capisco come si deve togliere la cintura. La cintura in che modo? Sì, per strangolare qualcuno di coglioni potrebbe essere utile. E devo togliere la cintura. Non me la sono tolta. Non capisco perché. A Palermo non me la tolgo, a Roma non me la tolgo, a Torino non me la tolgo, a Genova non me la tolgo, a Milano non me la tolgo, devo toglierla a Cagliari. Quindi stabiliamo che me la tolgo dappertutto, non me la tolgo neanche a Cagliari. Caro Ministro, si tratta di dire cose precise che non siano per i cittadini delle forme di vessazione e di ladrocinio. Lo Stato, gli aeroporti, non possono rubare schiume da barba che io pago, non possono pretendere che uno si sposti. Questa volta mi tolgo anche i pantaloni, perché siccome la mia cintura serve a tenere i pantaloni, mi tolgo i pantaloni e vado in giro tranquillo, così vedono anche le mutande. Ma mi devono chiedere perché, mi devono spiegare perché a Palermo non tolgo la cintura, a Roma non tolgo la cintura, a Milano non tolgo la cintura, e questo per anni, e oggi a Cagliari devo togliere la cintura. Non tolgo la cintura, non la tolgo. Possono controllare, possono verificare, se vogliono verificare, che la cintura sia un pericolosissimo strumento di terrorismo. Non devono prendere per il culo. Cagliari deve tornare in Italia. Cagliari non è in Italia. Se Cagliari ha queste misure che non sono valse ieri a Palermo e a Roma e sono state assolutamente guardate con, non dico tolleranza, perché non capisco cosa uno debba trovare in una schiuma da barba. Quindi la schiuma da barba passa a Palermo, passa a Roma, non passa a Cagliari. Non va bene. Non voglio che mi rubino la schiuma da barba, mi rimborsino la schiuma da barba. Farò un esposto perché mi rimborsino la schiuma da barba. Costerà 5 euro? Mi daranno 5 euro. Quanto la cintura non la tolgo. E vaffanculo. Cagliari deve tornare in Italia.